20 anni fa moriva padre Ernesto Balducci, sacerdote scolopio, letterato, una figura che ha fatto e fa discutere avendo parlato del primato della coscienza, della laicità, del ruolo delle religioni oggi, di pace, di cultura planetaria, di ecumenismo creaturale, di globalizzazione e del rapporto con l'altro, riuscendo spesso ad anticipare e a intravedere i problemi del terzo millennio. Temi è tutt'oggi all'ordine del giorno nell'agenda mondiale. L'omonima fondazione, che ha la sua sede alla Badia Fiesolana, unico ente che detiene i diritti delle sue opere, ha organizzato in tutta Italia, supportata da vari enti, con in prima fila la Regione Toscana, vari eventi, convegni, mostre, spettacoli, pubblicazioni. Oggi la fondazione è presieduta dal padre scolopo Annibale Divizia e diretta da Andrea Cecconi, che abbiamo incontrato in sede. Si sta celebrando il ventennale della morte di padre Ernesto Balducci, un uomo di chiesa che all'epoca fu contrastato dalle gerarchie cattoliche, ma che è sempre attuale. Sì, è stato un figlio della chiesa, anche se è stato un figlio scomodo, ma è rimasto fedele sempre per tutta la sua vita, anche se qualche volta in questi 20 anni il silenzio da parte anche talvolta dell'istituzione ecclesiastica è stato non ben compreso. La lezione di Balducci non è soltanto la lezione relativa al suo pensiero degli ultimi anni antropologico relativo all'uomo planetario, alla cultura planetaria, ma è anche l'impegno che ha profuso lungo tutta la sua vita per il rinnovo ecclesiale in senso conciliare. Questo credo sia il patrimonio, i due aspetti del patrimonio a cui noi siamo in qualche modo devoluti a trasmettere. Le celebrazioni che voi avete organizzato, di cui parleremo col segretario, però sono la maggior parte, quasi tutte, incentrate verso le nuove generazioni. Perché? Sì, perché pensiamo che sia la figura di padre Balducci come quella di altri personaggi fiorentini che in qualche modo sono stati protagonisti della storia culturale ed ecclesiale della città debba essere proposto non in modo acritico, debba essere proposto alle giovani generazioni, anche perché spetterà poi a loro in qualche modo determinare il futuro del mondo. Cura l'attività della Fondazione, tra cui anche l'importante biblioteca, il segretario Lorenzo Del Mastio, a cui abbiamo chiesto quali sono le iniziative per questo ventennale che sono partite da Palazzo Vecchio con la Lectio Magistralis di Enzo Bianchi. Quello è stato il primo evento di tanti eventi che poi saranno in tutta Italia nell'arco del 2012. In particolar modo nelle località dove padre Balducci ha vissuto oppure ha frequentato con incontri e con manifestazioni. Ne ricordo alcune: un convegno a Bolzano dal 20 al 22 di aprile, e lì oltre a padre Balducci verrà ricordato anche padre Turoldo, perché quest'anno è il ventennale anche di padre Turoldo. Quindi saranno due giorni veramente con personaggi di altissimo livello a Bolzano. Ricordiamo che tutte le iniziative sono segnalate su un apposito sito. Abbiamo predisposto per l'occasione un sito dove raccoglie tutte le iniziative, tutta la rassegna stampa e anche alcuni pensieri di padre Balducci. E il sito è www.ventennalebalducci.it. La Badia, che oggi è un centro culturale di importanza europea, ospitando la Fondazione, risponde a quelle specifiche universali che pone l'uomo al centro della società, coerente con l'insegnamento di padre Balducci. E qui alla Badia Fiesolana, il 24 aprile, padre Balducci sarà ricordato con una giornata di eventi con testimonianze, poesie, letture ed un concerto dell'Orchestra Giovanile dell'Accademia Musicale di Firenze, diretta dal maestro Zadov.